Allora, ti racconto quello che noi stiamo facendo. Ed è questo: noi abbiamo fatto un'associazione, questo 4 anni fa, tra persone. L'associazione ha come unico obiettivo quello che le persone che stanno in questa associazione fanno un patto. Un patto. Quasi sulla fiducia, cioè una stretta di mano, anche se poi si firma qualcosa, anzi manco, si compilano dei moduli, però dal punto di vista pratico è come se uno facesse un coppa fiducia. Allora il patto è questo qua. Noi siamo degli associati e delle cose che noi vendiamo tutti quanti, se ce le compriamo l'uno dall'altro, il prezzo che ci facciamo, il prezzo normale che uno fa, una parte del prezzo, 10%, 15%, lo decide chiunque vende, una parte del prezzo lo sostituiamo con un'altra cosa. Se io, noi tu coltivi la terra, se tu io mi compro 10 kg di pomodori e tu me ne fai pagare 10 euro, se tu sei entrato nell'associazione e hai detto io all'associazione 10% lo tolgo dagli euro. Da 10 una gabbietta la posso pagare anche 9. 9, però E l'1% lo lascia l'associazione. l'1% lo incassi, te lo pigli sotto forma di un'altra cosa, cioè un altro pezzo di carta che noi abbiamo stampato, che si chiama check. Quindi tu vendi 10. Se lo vendi a uno fuori dall'associazione, lo vendi a 10 euro. Sì. Se lo vendi a uno che sta nell'associazione, lo vendi a 9 euro più uno check. E questo check a chi vale? Vale sempre al produttore? Lo check vale 1 in questo caso e vale l'euro che tu hai fatto come se facessi di sconto. Hai fatto uno sconto. Però non l'hai perso lo sconto, l'hai messo su un pezzo di carta che ha un'altra forma, un altro colore. Ora, tu questo check che hai incassato lo puoi spendere tu da un altro dell'associazione Che prende le che stesse prende cose. la stessa cosa. Per cui se vai a comprare, che ne so, il caffè da un'altra parte, compri 2 kg di caffè, gli devi dare 7 euro, gli dai 6 euro e uno check. Quindi tu non hai fatto, è come se avessi fatto uno sconto, però non l'hai fatto perché te lo sei preso su un altro pezzo di carta. È chiaro? Andiamo avanti. Ok. Questi check come vengono creati? Utilizzati. Come vengono creati? Cioè, Uno vengono. chiunque, l'associazione li ha stampati. Li ha stampati sulla carta, eccoli qua. Quando uno si iscrive, li riceve. Quindi però non li paga. Esatto. E io ho questi soldi senza lavorare, senza. Perché il prezzo che l'associazione chiede, il prezzo che chiede l'associazione, non è che tu mi paghi questi qua. Ti chiede di fare in modo di spenderli nell'associazione, nel circuito. Io questi soldi li posso andare a spendere in un negozio che riceve questi soldi. Esatto. Quindi io non ti chiedo di pagarmi associazione, ma ti chiedo di darmi attenzione e fare in modo che tu li possa spendere nel circuito. Ora, in questo circuito non ci possono entrare i supermercati, non ci possono entrare la grossa distribuzione, solo i piccolini possono entrare, solo chi lavora la terra, chi ha il negozietto, chi tiene la bottega, chi fa le cose fatte in casa, solo i piccolini possono entrare. Così che se questa associazione si allarga, spendendo il 10%, diciamo, di questi, tutti gli euro che ci spende vicino non vanno alla grossa distribuzione, ma rimangono solo al piccolino. E questo piccolino, diciamo, Sì. questi piccoli negozi, Sì.
bisogna crearli o già esistono? Allora, in alcune parti esistono già, in altre parti non ancora. A Castelbuono non ci sta nessuno, o meglio, a Castelbuono ci sta Tony con questo progetto qua e i ragazzi di Castelbuono che conoscono Tony, conoscono Chiara, hanno conosciuto pure me in queste settimane, che hanno sentito questa storia e si stanno un attimino, ci stanno un po' pensando di aprire un negozio a Castelbuono. Non di aprire, di entrare nell'associazione, fare entrare un po' di commercianti nell'associazione, cercarsi anche i contadini per far entrare nell'associazione, così che il contadino... Io sono entrata nella tua associazione. Il contadino Luigi entra nella tua associazione. Associazione tua. E allora, io ora, adesso, in questo momento, rientro come socio da Chiara. E voglio continuare a essere socio. Io i miei prodotti, d'ora in avanti, Chiara non ha la possibilità di chiedermi, perché ancora a Castelbuono oppure a Palermo non abbiamo la possibilità di sufficiente ancora di piazzare queste cose. Esatto. Allora ci vuole pazienza finché non nasce questo negozio. Esatto. Dove io posso portare l'olivo, puoi portare tutta una roba a essere portata là. Esatto. Io li venderò, ora ho capito, li venderò a 9 euro, cioè qua a me mi ritorneranno uno scecco sui 9 euro, si dice. L'ho capito bene. Esatto. Io questo scecco lo posso andare a rispendere. No, aspetta, io se ho questo scecco, poi devo avere dei soldi che l'associazione mi dà. Esatto. E io questi soldi come la. A me mi serve 1 milione di euro di questi di check. Diciamo. Chi mi ridà questo milione che io non ho lavorato? Allora, tu li hai perché se vai a vendere i tuoi prodotti e ti fai dare anche lo check, un poco alla volta accumuli gli check così come accumuli gli euro. Sì. L'associazione te ne può dare per ora 500 all'anno. Che vuol dire 500? 500 check. La carta di prima. Queste è due check. Sì. Queste è 10. Queste è 5. E come i stessi soldi che abbiamo noi, colori diversi, però con un'altra differenza, che questi sono due check, 10 check, 15 check. Però io che entro nell'associazione, sì, che prendo, vado a vendere il mio prodotto a Chiara, ho 50 quintali di uva, sì, per esempio, la vendo a Chiara. Io la vendo per esempio a 2 euro e a Chiara ce la do per esempio a 1,80 euro. Esatto. In questo io voglio capire piano piano, sì, perché sì. Nella mia mente deve entrare il concetto giusto. Io poi a Chiara mi dà uno scecco indietro. Ti paga 1,80 e 20 centesimi check. Io vado a Palermo, sì, ci trovo un negozio, sì, dove si prendono questi soldi, sì, d'abbigliamento, un gommista, un genere elementare, e siccome io ho uno scecco solo, per esempio, gli altri che io faccio 50 euro di spesa, ho capito. Come faccio? Allora, tu mi dici, tu avrai questi soldi, la società ti dà questi soldi, te ne può dare tanto all'anno. All'anno, ho capito. Sì, 500. 500 di un euro, esatto, due shake. Ma questo shake quanto vale? Uno shake vale un euro. Ah, uno shake mi dà 500 euro l'anno. Di shake. Che corrisponde a 500 euro. Che io pure, essendo vado a Palermo, devo spendere che sacci 50 euro. Che vale un euro, pigli 45 euro e glieli dai e gli dai 5 check. È sempre in una percentuale che li puoi spendere. Sempre i soldi dello Stato ci debbono essere. Sì. Io prenderò 45 euro per comprarmi questi occhiali. Più posso dare 5 check.
5 scecche. Se il prezzo è 50 euro, tu gli puoi dare 45 e 5. Così come tu hai venduto a 2 euro al chilo i quintali di uva, a 1,80 più 20. Però Chiara, sì, a me mi darà non soldi più lì, non 45 euro nel giro che io porto 100 quintali di roba, mi dà pure gli euro. Pure gli euro. Sì. E questo volevo arrivare, sì, io. È una parte che sostituiamo.